salire il dirigente, ma ancora non è salito? Tre distinte lei ce l'ha? 366 97 97 45 785 366 97 45 785. Ci stanno i numeri di maglia, no? In campo Grifone e Villarica per la 19ª giornata di Serie C femminile, un match di grandissima importanza per quello che riguarda la lotta play out, la lotta per restare in Serie C. Partito il match. Allora il Villarica che attacca verso sinistra, prima chiusura buona da parte del difensore del Grifone. Manovrano le ragazze di casa che cercano punti importanti. Posizione non facile quella in classifica di entrambe le squadre, una partita che avrà da dire tanto in questa lotta play-out di Serie C, come anticipato. Buono questo dribbling in zona difensiva, poi il cross in avanti, anzi il lancio in avanti, c'è però fuori gioco.
situazione battuta dietro dalle ragazze della squadra ospiti, poi raccoglie al limite dell'area la centrocampista e si riparte da fallo laterale. Manovrano le ragazze ospiti sulla tre quarti, non riescono però a sfondare. Riparte il Grifone con questa bella sponda di petto, sradica il pallone dai piedi dell'avversaria Aurora Ludovisi. Caccamo sulla destra. Dalla tre quarti Villaricca, pericoloso questo tiro della numero 14 Trematerra, la ottima parata della portiera del Grifone. Bello questo corner, attenzione perché la palla rimane lì e poi la palla viene spinta in rete per la numero 5. Vantaggio su questa ribattuta sbagliata e Villaricca davanti dopo pochissimi minuti. Che adesso manovra per cercare di tornare sotto dopo questo inizio shock. Punizione dalla tre quarti, l'ottima presa da parte del portiere ospite. Con il petto Fabruzzo. La numero 27 Scodella, dall'altra parte terzino sinistro del Grifone che manda in fallo laterale. Sull'out di destra, ancora una volta ci sarà una rimessa laterale. Al limite dell'area Fabruzzo, prova il tiro Fabruzzo, si distende il portiere di casa, poi la ribattuta che finisce in fallo laterale. Corner battuto, si ripartirà ancora da calcio d'angolo. In mezzo ci sono sei maglie azzurre, più numerose ovviamente quelle bianche. Battuto il corner con la palla che rimane lì, carambola ancora lì. Il tiro debole che poi viene ribattuto.
la ripartenza del Grifone si ferma, ragiona l'attaccante. Buono l'esterno qui, ma non capisce l'intenzione la compagna. Poi pallone messo in fallo laterale, sempre Fabruzzo sul lato di sinistra, che stavolta lascia la sfera a Fischetti, molto giovane la formazione di casa, con qualche veterana e un mix di ragazze sotto i 20 anni. Formazione ospite. Mette in mezzo Fabruzzo, ma la sfera viene ribattuta, quindi ottimo questo rilancio sulla sinistra. È da sola all'esterna della Grifone, cerca soluzioni, non butta la palla e guadagna una buona touche. Ancora sulla tre quarti il Grifone, poi tentato questo filtrante alto, molto vento questo pomeriggio domenicale qui a Roma. Non riesce ad arrivare all'esterno, dunque si riparte da rimessa dal fondo. C'è forse qualche problema con il pallone che viene cambiato. Lancio non efficace, anche qui il vento ha fatto la sua parte. Grifone che può ribattere una rimessa laterale in zona centrale, poi un gegen pressing con il recupero palla alto e questo rilancio pericoloso, troppo lungo però. Sulla sinistra il terzino del Villarica, sempre bene l'intercetto qui sulla destra per il Grifone. Percussione centrale e fallo, ci sarà una punizione da posizione interessante. Punizione da una zolla veramente interessante, arriva il tentativo che finisce laterale, non di molto però, era sulla traiettoria la portiera del Villarica. Grifone che guadagna campo sulla tre quarti. Percussione dalla sinistra. Arriva la palla messa in mezzo, l'intercetto fondamentale da parte delle difensori ospiti. Poi ancora un intercetto in zona alta al Grifone che effettua un pressing molto molto efficace. Pallone mandato sulla sinistra. Lombardi intercetta. Sulla destra Grifone che adesso prova a sfondare per vie centrali, la palla rimane lì, si chiude bene il Villarica, ma siamo ancora sulla tre quarti, tiro da lontanissimo che finisce tra le braccia della portiera della portiera ospite, però finisce fuori. Okay.
andata la palla in mezzo da corner. Poi il tiro da lontano. Pascherini con la punta. Ottima la percussione della numero 18 che poi non riesce ad arrivare sul pallone. Ancora sinistro del Villaricca, Fischietti a smistare, si gira, poi perde la sfera. Ottimo il recupero da parte di Bernardino, poi Fornione a provare il filtrante. Riparte da questa rimessa laterale in zona centrale, sempre terzino sinistro del Villaricca, Fischietti a smistare, ripartenza del Grifone, filtrante in avanti, si gira a Conti, prova la soluzione giusta, spinge il Grifone, consapevole dell'importanza della partita, poi c'è questa percussione fermata, ma ancora una volta un recupero alto della sfera da parte delle giocatrici di casa che adesso provano a spingere sulla sinistra, si fa vedere in mezzo la numero 8, Ilenia Rossi. Tiro da lontanissimo, senza troppa pretese, tra le braccia della portiera di casa. Inizio che è stato assimilato dal Grifone, il gol adesso è metabolizzato, continua a spingere la squadra di casa. Indicazioni chiare da parte di mister Gagliardi. Va di centro alto a cercare il pareggio. Non è mandato in avanti. Caccamo non la tiene, ottimo qui il lavoro della linea difensiva di casa. Si fa vedere Mandara. Eccola la numero 7 che resiste all'attacco dell'avversario e scarica dietro. Rilancio, buono il tentativo perché arriva tra i piedi dell'esterno sinistro, in mezzo arriva anche Fornione. Eccola Fornione. Conti. Finisce a terra Conti. Guadagna un buon fallo adesso. Tutta davanti la partita del Grifone alla ricerca dell'1-1. Dalla tre quarti, niente da fare, ma sfera che come al solito rimane, non riesce però a tenerla D'Onofrio. Allora ripartenza blu, prova a sfondare Fabruzzo, fermata però Fabruzzo, ottimo il tocco di tacco poi Caparbia su questo pallone, un po' troppo perché l'arbitro fischia fallo. Gioco per vie centrali, bello questo movimento da parte dell'esterno del Grifone. Zolla offensiva di destra, pallone messo dietro. Rossi non è riuscita a prendere questa palla, poi però disturba l'avversario con un buon tackle. D'Onofrio con l'esterno in mezzo, poi diversi passaggi di prima con Di Bernardino.
e Mandara. Scodella in avanti, Mandara si ritrova il pallone tra i piedi. Rossi. Si riparte da rimessa laterale in zona tre quarti. Conti Cavarbia su questo pallone con grinta a guadagnare un'altra punizione da una mattanella interessante. Cominciano a essere tante le potenziali occasioni per le ragazze di casa. Dalla tre quarti la prende la portiera di casa Pirlesca, qui sicura nella presa e con un rilancio molto molto buono a cercare Fabruzzo. Bello lo stop della numero 27. Rilancio, non arriva Caccamo, ci prova fino all'ultimo con questa scivolata. Pallone messo a terra molto bene, sale sulla sinistra il numero 2, occhio all'occasione, esce Ridlewska con sicurezza. La percussione di Di Bernardino, un po' precipitosa qui nel cercare l'anticipo d'Onorio, D'Onofrio, è fortunata perché c'è un fallo, certo che il vento non aiuta le giocatrici in campo a effettuare queste letture per quanto riguarda i rimbalzi del pallone. Rossi smista a sinistra, Colini, quasi a diretti alla metà del primo tempo con la trama ancora chiara del Grifone che spinge e del Villaricca che cerca di difendere il vantaggio ottenuto con un intervento rivedibile da parte di Girvasi e un pallone messo dentro sulla tapinda corner. Del difensore di Villaricca, poi ancora pallone giocato dalle ragazze di casa. Di Bernardino sale sempre bene sulla destra, ha spazio per tirare, prova la conclusione, finisce alta. Petto molto buono di Rossi,
pallone rigiocato da dietro, si butta in mezzo di Bernardino, cercata, buono l'intervento da parte del terzino sinistro. Pallone messo a terra, bene. Caccamo poi prova a filtrare davanti. Buono, l'ottimo qui il dribbling, poi l'intervento fondamentale da parte di Girvasi che si fa perdonare. L'esterno se la porta avanti di Bernardino e fa salire la squadra. Molto bene questo passaggio orizzontale a tagliare le linee delle ragazze di casa che ritornavano dietro, anche se adesso si ritorna con Villaricca schierato e Grifone a cercare un varco. Mandara, Caccamo, la sponda della 2, il tentativo di arrivare sul pallone da parte di Esposito. Tra le ragazze ospiti, miglior marcatrice è Patrizia Caccamo, numero 2 attaccante, inusuale il numero di maglia per una giocatrice offensiva, già 7 reti per lei in questo campionato. C'è anche lei in mezzo su questa punizione dall'out di sinistra. Cecilia Conti, la miglior marcatrice per la squadra di casa, 5 reti per lei in questo campionato. Chiama uno schema il Villaricca, pallone messo in mezzo, pericolosa questa traiettoria che poi sfila al limite dell'area. Adesso numero 20, Aurora Ludovisi, classe 2004, che però manda in avanti senza trovare nessuno. Girvasi pronta a ridare via al gioco. Non fanno girare la centrocampista del Grifone, poi bene questa scivolata da parte di Mandara. Giocata male questo pallone dal Villaricca, poi 1-2-3 contrasti e pallone mandato molto bene sulla destra. Occhio a questa occasione per la squadra ospite, per fortuna del Grifone c'erano 3 giocatrici in scivolata che neutralizzano la traiettoria del cross di Bernardino, sempre a sgroppare sulla destra. Poi questo passaggio un pochino forte a metà tra le due attaccanti, non si sono capite qui, Fornione e Millocca. D'Onofrio sulla destra, la classe 2005, a servire la compagna qui di Bernardino, poco lucida. Decisa qui di Bernardino, poi di schiena riesce a intercettare. Molto giovane anche Fischetti, la terzina sinistra di Villaricca, che ora si incarica della battuta laterale, non lascia carambolare fuori ma prova a giocare questo pallone, l'elastico da parte di Volpe, poi pallone messo dietro, Volpe non arriva sulla sfera, ci prova ma era chiaramente difficile arrivare su questo passaggio. Girvasi si è parzialmente riscattata con un buon intervento prima in uscita, certo che pesa ovviamente il suo errore sul gol dell'1-0 della squadra ospite, che lei è molto giovane, classe 2004.
Pallone messo a terra, bene. Da Millocca di Bernardino, dopo l'errore, due belli interventi con grinta della numero 2. Filtrante in avanti, prova a girare la sfera Rossi, poi è costretto a tornare indietro perché fanno sentire i muscoli le centrocampiste della squadra ospite. D'Onofrio entra in tal campo molto bene questo primo controllo della 4, poi l'esterno buono che non trova però il controllo di Millocca, si fa sentire anche qui la difesa del Grifone, fondamentale questo fallo per non far ripartire il Villarica e riposizionarsi dietro. Battuta rapida la punizione, occhio a questo retropassaggio, riescono a rimediare da dietro. Trematerra, poi Ludovisi, ancora 0-1 in questa 19ª giornata della Serie C femminile. Grifone Villaricca con il vantaggio dopo pochi minuti, pochi secondi da parte della squadra ospite. Riesce a mandare avanti Volpe, poi ancora una touche. La classe 2004 Ludovisi lascia la compagna, vicino anche Fabruzzo. Cercata Volpe, buono qui l'intervento da parte di Mandara, contromovimento della alla sinistra che non viene servito. Si era fatta vedere Millocca, intanto qui c'è un fallo e ci sarà ancora una punizione della tre quarti. Tanti falli in questo match, ovviamente falli di gioco e per il momento partita con nessun cartellino. Diverse però occasioni su palla inattiva sin qui, una è stata sfruttata per il gol del vantaggio. La destra, il cross, occhio a questo autogol incredibile, autogol che porta sul 2-0 il Villarica. Due gol che le ragazze di casa certamente potevano evitare, adesso sono due i gol da recuperare. Abbiamo detto il fattore dei calci da fermo e anche qui si è dimostrato tale. Pallone mandato sulla destra, Fischetti riesce a far terminare fuori la palla e a giocare questa rimessa laterale. Va dietro l'attaccante della squadra di casa, poi pallone smistato male, c'è la ripartenza e questo rilancio ottimo, ancora la lettura. Classe 86 Valentina Esposito che fa valere la sua esperienza con un paio di interventi decisivi lì dietro. Abbiamo detto un mix interessante quello della squadra ospite con diverse giocatrici in là con l'età e tante giovani terribili. Riparte qui la numero 63, c'è spazio per Caccamo, c'è però posizione di offside. Pallone giocato sulla destra, prova a sfondare Ludovisi, punta l'avversaria. Tre maglie blu in aria, ancora un cross, la testata da parte
di Trematerra finisce fuori. Squadra di Mister Gagliardi che ora sembra accusare il colpo del 2-0, mentre dopo l'1-0 era stata più reattiva. C'è ancora tanto tempo per tornare sotto. Di Bernardino lascia scorrere questa palla e va a battere rapidamente questa rimessa laterale nel basso. In basso rispetto al vostro teleschermo. Adesso vedete salire Rossi che smista nuovamente da Bernardino. Pallone mandato in avanti. Bernardino. Anzi, di Bernardino. Si va per vie centrali. Mandara ancora la numero 2. Se l'allunga per guardare la situazione delle compagne, poi la perde e un nuovo recupero. Caccamo non insegue questa sfera, questo pallone mandato in avanti e Grifone che può tentare la trama dalla sinistra. Retropassaggio a metà, Mandara accoglie la palla e serve la compagna dietro. Buona questa trama per vie centrali. Rossi elude l'intervento dell'avversaria e serve Di Bernardino che va a sinistra da nessuno. Superata la mezz'ora di gioco, la testata smista a destra, Trematerra. Donofrio con la coscia torna dietro. Gervasi va in avanti invece. Pallone messo a terra. Rossi. Stretta di Bernardino, si allarga Donofrio. Un po' sulla stessa mattonella di Bernardino e Fornione. E allora fa tutto da sola Donofrio. Che grinta della numero 4. Si crea lo spazio per questo cross basso. Migliore delle sue certamente Donofrio, la classe 2005, che in questa occasione ha visto che non c'era nessuno largo e si è messa in proprio conquistando con grinta questo calcio d'angolo. Di Bernardino sul dischetto del corner. Pallone messo in mezzo, liberato. Donofrio stavolta poteva indirizzare meglio con la testa. Abbracciata Caccamo da parte di De Cesaris, la capitana del Grifone. Certamente prova a dare la carica alle sue compagne. Caccamo si allarga. Caccamo con calma va da Fischetti. Donofrio scaraventa fuori. La rimessa è per il Villarica. Ancora un'ottima giocata da parte del terzino a destra che è andata a far calambolare addosso all'avversaria. Molto bene. C'era stata una frazione di gioco, una parentesi in cui il Grifone aveva avuto 3-4 occasioni non sfruttate. Adesso più piatta la situazione, difficile trovare un varco in una difesa del Villarica che si era già chiusa dopo l'1-0 e che ancora adesso di più riesce a serrare i varchi. Si porta avanti la palla un po' fortunosamente l'esterno destro del Villarica, poi ottima scivolata, pallone che rimane lì sul filo del fallo laterale, non esce ancora, adesso sì, anzi no, adesso c'è fallo. Conquista questo fallo l'esterno sinistro, si avvista poco in questa prima metà di gioco, spinto di più sulla destra il Grifone con Di Bernardino che adesso si posiziona alle 4 difesa con la freschezza di Donofrio che viene sfruttata di più davanti. Guadagnati i metri con questa buona rimessa laterale.
devi provare a fare un gol il Grifone per andare sul riposo con un solo gol di svantaggio. Petto e pallone messo in mezzo, vento che sicuramente inficia, però non buona questa giocata. Siamo ancora lì però. C'è D'Onofrio, trovata bene sulla destra, sale Di Bernardino. D'Onofrio riesce a tenerla ancora una volta con i muscoli, poi male per Di Bernardino e pallone messo fuori. C'è una rimessa laterale in zona offensiva. Virtualmente quota 19 per il Villaricca. Playout che per il momento sembrano, se non inesorabili, certamente probabili per entrambe le squadre, perché la Salernitana è a quota 26, Villaricca 16, Grifone a 14. Con questa vittoria Villaricca si avvicinerebbe alla squadra Amaranto, mentre il Grifone resterebbe a quota 14. La partita però è ancora lunga. Intanto qui c'è un fallo della capitana di casa De Cesaris. Anni per Federica De Cesaris, la capitana del Grifone, che sta provando a rimettere in sesto la partita delle sue compagne. Di Bernardino, Rossi, smista da De Cesaris, si porta rapidamente la palla avanti l'altra centrale difensiva, poi di nuovo Mandara, sale Petrazzi, anzi Colini, adesso sulla sinistra proprio Petrazzi, chiede un fallo Conti, non lo tiene, Mandara raccoglie. Di prima bene Rossi, poi la giocata di Mandara, questo è un buon movimento da parte della numero 7, si fa vedere da quella parte Millock, che però viene servita male. Non è mandato in avanti, ma c'è la sfera che termina fuori. Giocata sull'out di destra da parte di Nicole Fabruzzo, la classe 2005, guadagna un'altra touche lì dall'out più lontano dal nostro teleschermo. Non si placa il vento. Sale sulla destra D'Onofrio, precipitoso questo filtrante, comunque l'idea non era malissima. Di Bernardino la stoppa male, ma se la ritrova lì Di Bernardino deve stare attenta sul rientro dell'avversario. Ancora D'Onofrio a vincere un contrasto, D'Onofrio studia la situazione in mezzo, poi serve bene la compagna che non riesce a servire Millocca. Carica a destra, D'Onofrio migliore delle sue, se non addirittura migliore in campo. Anche qui aveva confezionato una buona occasione, si libera ancora la numero 4 sulla destra, servita. Punta l'avversaria, D'Onofrio entra in area, poi prova il tiro sul primo palo, stavolta poteva sfruttare meglio. Millocca
Villocca. Il tunnel dalla parte sinistra, poi la palla messa in mezzo, arriva il gol della squadra di casa. Bisognava accorciare le distanze prima dell'intervallo. In rete Fornione. La scossa per la partita della squadra di casa, un gol che adesso riporta una partita su dei binari certamente diversi. Non è ancora finita la prima frazione. La giocata, il lampo, si era vista poco all'esterno sinistra della squadra di casa. Adesso la giocata importante e questo tunnel decisivo per crearsi un varco in mezzo alla difesa sin qui imperforabile della squadra di Villaricca. Mister Illiano, il tecnico, vediamo se adesso sceglierà un piano diverso. Intanto Caccamo prova a girarsi, ancora un cross dalla tre quarti, non riesce ad arrivare Volpe per l'ottimo intervento difensivo da parte del difensore di casa, poi Fornione qui se la porta fuori, anzi no, perché le fa un favore l'avversaria mettendo dentro, rimettendo dentro questo pallone e lasciando da Cimini. Colini, Fornione, la stoppa e si gira, troppo frettolosa. Caccamo, Rossi torna dietro, poi Colini chiede la palla a Rossi, ma fa bene a lanciare la compagna. Poteva essere però un lancio più preciso, in questo caso sicuramente un fattore è il vento. Colini bene con il tackle, poi senza fallo Conti, sempre molto arretrata la posizione della numero 9 che viene a cucire il gioco. Sposta la palla con l'esterno Mandara. Poi brutto questo rilancio da parte della difesa, si fa vedere Volpe sulla sinistra, se la mette sul destro, poi un dribbling un po' fortunoso, il tiro la prende sicura stavolta Anna Girvasi. Finisce fuori la palla di Donofrio, sarebbe stato veramente difficile per la squadra di casa accettare di rientrare negli spogliatoi senza nemmeno una rete, viste le diverse occasioni confezionate, soprattutto dall'out di destra. Invece gol che arriva dall'altra parte, e proprio da quella parte prova a sfondare in questa frazione finale del primo tempo il Villaricca. Non elegante ma efficace questo rilancio da dietro da parte di Ileana Avolio, classe 86, capitana del Villaricca. Bene qui Mandara che passa tra le maglie del centrocampo del Villaricca. Gioca male qui il pallone Letizia Millocca. Finisce il primo tempo, prima frazione che termina sul risultato di 1-2. Le prime che dopo i gol hanno cercato di
2007, pure di dicembre. Ma chi sono questi due che stanno in campo? Cioè, ma da tutti i colori si vedono. Ma questi due, questi due, qua ci sono questi due. Ma vedi che mo stanno uscendo dal campo? Ma chi sono? Ci stavano due che stavano a giocare in campo, guardate là che sono entrati dall'altra parte. Aspetta. Stanno per rientrare in campo le squadre, già effettuato il rientro la squadra di casa Villaricca, che ritorna sul terreno di gioco per iniziare la seconda frazione. Grifone che ha trovato un meritato gol nel finale del primo tempo, un frangente intorno a dal decimo al ventesimo minuto in cui sono state tante occasioni per la squadra di casa. Non è arrivato il cinismo che invece c'è stato da parte della formazione ospite. Adesso ci si giocano punti importanti con il Grifone a quota 14 e Villaricca che virtualmente sale a quota 19, lontana ancora la Salernitana a 26 per uscire dalla zona playout. Certamente un secondo tempo fondamentale per gli equilibri della zona playout, 19esima giornata di questa Serie C femminile, partito il secondo tempo. Conti la mette bene a terra con il petto in questa sua posizione da falso 9 e scarica a sinistra. Millocca la mette in mezzo, occhio a questa palla che sfila, non riesce l'intervento della portiera ospite, poi viene fischiato un calcio di rigore. Mano da parte della difesa del Villaricca, il vento sicuramente ha fatto la sua parte e adesso sul dischetto mi sembrava da Rossi. Ilenia Rossi. Parte Rossi, spiazza Ridlesca e riporta la squadra sul vantaggio. Rigore preciso alla sinistra della portiera. Secondo tempo iniziato come doveva iniziare per la squadra di casa. Adesso le cose sono tornate in parità.
nemmeno un minuto e venti, come nel primo tempo, un gol a freddo da parte del Villaricca. Stavolta il Grifone si è fatto trovare pronto con grinta, molto bene il rientro gagliardo della squadra di Gagliardi. La classe 2007 Mandara, 21 dicembre 2007 per Mandara, ripeto, 21 dicembre 2007, la data di nascita della numero 7. Conti, poi Mandara che scarica a sinistra. Con la suola, con l'esperienza, fallo ottenuto da parte di Conti. 5 gol in campionato per la numero 9. Il lancio del Grifone adesso tambureggia la squadra di mister Gagliardi. Ancora Mandara a servire Conti, si allarga la numero 7, offre la soluzione alla compagna, poi con calma studia la situazione, punta l'avversaria, ce n'è un'altra dietro che manda in fallo laterale. Mandato in mezzo da Conti tra le braccia della portiera. Testata e servita la numero 27 del Villaricca. Ottima la lettura qui della capitana Federica De Cesaris, che manda via questo pallone come bisognava fare e fa tornare le sue compagne in difesa. Vento che non solo non diminuisce ma aumenta qui a Roma per questa 19ª giornata della Serie C femminile, un fattore che certamente ha giocato la sua parte oggi, che continuerà a farlo. Millocca un po' isolata a sinistra, ancora una volta un po' troppo frettolosa o quantomeno poco lucida nel giocare questo pallone, la numero 11. Poi Conti, forse con un braccio tutto regolare perché era involontario, gioca la sfera sulla sinistra la squadra di casa con Lombardi che serve Fabruzzo. Ancora nessun cambio nelle 22 giocatrici in campo. Nonostante le piogge degli ultimi giorni, il terreno di gioco del centro sportivo Villa Spada sembra perfetto. Testata da parte di Conti, poi di Bernardino. La raccoglie la centrocampista del Grifone, poi scarica dietro, c'è Conti che la lascia passare, forse poteva spizzarla da Millocca che comunque arriva sul pallone. Conti, ancora per Millocca, bene Millocca che si accentra e scarica da Mandara, anzi da la numero 10 Fornione. Servita lungo linea la compagna, c'era vicina Rossi, invece si va da Donofrio con Di Bernardino che quest'oggi ha lasciato un po' desiderare in alcune scelte. Mandara la mette a terra, difende la palla e torna dietro. Bene questo passaggio tra le linee, si fa vedere Fornione che serve Millocca. Millocca studia la situazione, serve Rossi che ferma la corsa e torna dietro. Petrazzi in mezzo, filtrante che poteva essere una buona idea, però troppo sulla portiera avversaria. Ridlesca che riesce a prendere questo pallone e a rilanciare verso Fabruzzo. La 2005 la mette a terra. Mandara che neanche a dirlo evita l'intervento dell'avversaria e ne salta altre due. Poi serve Millocca sui piedi che però non riesce a tenerla, poteva essere più decisa qui la numero 11. Conti con calma la mette a terra, poi però un tacco evitabile. Poi intervento da dietro di Conti che per sua fortuna non tocca l'avversario, altrimenti sarebbe stato almeno giallo. Non si deve nervosire la numero 9. Qui perde la palla Mandara.
bilancio da dietro della classe 86, Valentino Esposito. C'era in fuorigioco Millocca su questo rilancio. Rilancia invece la classe 86, Ilenia Voglio, la linea difensiva di Villarica, molto esperta. Centrocampo c'è anche Maria Rosaria Avvisato, classe 1982. Caccamo molto bene in questo pallone volante, conquista un fallo. Qui l'ottima giocata a far respirare la sua squadra di Caccamo, che sfrutta l'esperienza e sfrutta il fisico. Momento favorevole al Grifone questo, con un gol allo scadere del primo tempo e un gol appena iniziato il secondo. Adesso inerzia della partita che va per la squadra di casa, 2-2. Adesso virtualmente i punti sono 17 per il Villarica e 15 per il Grifone. Esce Girvasi, Petrazzi, anche lei classe 2004 come la portiera. Con il destro va a cercare Millocca, Millocca la stoppa Malino, ma poi serve molto bene tra le linee Fornione, si fa vedere anche da quella parte D'Onofrio, rimane dietro Rossi, ancora più dietro invece la numero 7, ottima ancora una giocata di D'Onofrio che va in mezzo stavolta, però non c'era nessuno a riempire l'aria, con Millocca sul secondo palo e nessuna maglia bianca sul primo. La prende di testa la capitana del Grifone, Mandara, serve Rossi, poi ancora Mandara, di nuovo Rossi. La numero 8 potrebbe sventagliare a sinistra, ci sarebbe spazio per salire per Petrazzi, che invece resta bloccata dietro. Rossi, Volpi serve con il sinistro la compagna, va a prestare i conti con generosità. Pallone però ancora per le blu, Conti con il tacco, ancora un tacco da parte di Conti, stavolta però efficace. Bene il movimento qui di Millocca, Fornione di prima, male da Mandara che comunque resiste all'intervento dell'avversaria con i muscoli. D'Onofrio arrivata un po' stanca su questo dribbling, poi Mandara rimanda in avanti. Qui è arrivata stanca sull'ultimo dribbling D'Onofrio, era entrata in aria. Caccamo rilancia sulla corsa la compagna, legge bene Di Bernardino, che poi forse riesce a tenere in campo il pallone da lei spizzato. Sì, Rossi, poi rilancio da dietro, tacco il servizio di Fornione a D'Onofrio, che poi torna dietro, ci pensa un pochino, riesce a tenere la palla buona e sale. Bene qui il lavoro di corpo da parte di D'Onofrio. Fornione, un appoggio perso e un fallo laterale guadagnato. Di Bernardino si incarica di questa rimessa laterale, si fa vedere dietro Rossi. Si va invece da Fornione, che la mette a terra molto molto bene con la coscia e poi però serve male la compagna, però si riparte ancora una volta da rimessa laterale. In mezzo all'area Millocca e Conti. Male qui Di Bernardino, che oggi non è in giornata. Bene qui il contromovimento di Caccamo, che lascia il corridoio alla compagna. Sale Fabruzzo, la classe 2005, riesce a servire la compagna in mezzo. C'è Caccamo che se la porta sul destro, c'è un fallo al limite dell'area. Il fallo è fuori, c'è una punizione dal limite dell'area. Arpionata Caccamo, che aveva fatto un buon movimento e aveva guadagnato una punizione, sempre pericolosa la numero 2. Classe 84 anche lei. A quota 7 reti in campionato. Adesso punizione da una zona in realtà non ottimale, perché è molto vicina e centrale rispetto alla porta. È
chiaro che fa comunque paura alla squadra di casa una punizione così ravvicinata. Ha dimostrato di avere anche alcuni schemi in serbo la squadra di mister Illiano. Intanto barriera che viene posizionata dal direttore di gara. Parte la punizione, respinge molto bene la portiera di casa che riesce a riscattarsi. Buon intervento qui di Girvasi. Il tacco di Fornione, perde la palla, trema a terra. Sulla sinistra ancora Caccamo che riceve e tenta un dribbling senza riuscirci, perché a sradicare la palla dai piedi c'è Mandara. Bene questo passaggio sulla sinistra, sale Conti che con un po' di fretta va da Millocca. Comunque ancora bianca la sfera, si è buttata dentro Mandara. Rossi, Mandara, Petrazzi, passaggio in orizzontale che alla fine risulta efficace da parte della numero 3. Poi Rossi la mette a terra con la spalla e subisce fallo, chiesta d'ottenuto dalla numero 8 che comunque sta disputando una partita sufficiente in mezzo al campo. Classe 95. Adesso partita che si stabilizza sul 2-2 con il Grifone ancora a spingere leggermente di più. Servizio di Fornione in mezzo all'area e poi pallone recuperato da dietro. Adesso molto più lucide le ragazze di mister Gagliardi. Sulla corsa bene Millocca, si fa trovare sul passaggio di Petrazzi, poi si gira e serve di prima la compagna. Bene Petrazzi, elude l'intervento dell'avversario e poi finisce a terra, tutto regolare. Caccamo ancora una volta a guadagnare un fallo per le sue. Caccamo, una partita di grandissimo sudore, poi questa punizione battuta rapidamente. Si fanno trovare ancora pronte le ragazze della linea difensiva di mister Gagliardi. Poi la sciabolata di Rossi in avanti, occhio perché c'è Conti che la mette a terra. La diagonale fondamentale da parte di Lombardi. Mandara raccoglie la palla e serve Millocca, 1-2 con servizio alla neoentrata che prova il tiro. La presa sicura da parte di Ridleska sul tentativo di Elena Libera. 20 anni per la neoentrata. Caccamo con la coscia. Donofrio adesso tornata dietro, è uscita di Bernardino se ho visto bene. Palla mandata in avanti, Girvasi a raccogliere. Volpe non arriva perché con l'esterno la recupera Petrazzi e la tiene in campo, sì. Poi la manda fuori invece la terzina destra della squadra di casa, Aurora Ludovisi. Mandara, cross dalla tre quarti, è partita Millocca. Difficilmente sbagliano lettura le esperte difensore di casa. Cross dalla tre quarti, Millocca sulla profondità. Questo era un cross che si poteva evitare.
si poteva essere più calmi nella gestione di questo pallone sulla tre quarti. Poi Ridlesca rimanda in avanti. Anche qui il vento ha giocato la sua parte con la sfera che finisce fuori. Due cambi per, anzi tre, per la squadra ospite. Come vedete dal tabellone luminoso esce Kakam, classe 84, che sembrava avere ancora un po' di benzina, ma chiaramente mister Iliano la preserva per un finale di stagione importante. Entra Alessia De Marco al suo posto. Poi entra Avilia per Trematerra. Laterale sull'audio sinistra che fa guadagnare qualche metro al Villarica. Siamo a 17 minuti e 30 sul cronometro in questo secondo tempo. Tanti rilanci oggi delle due squadre, con paura forse di giocare i palloni che scottano in uno scontro play out importante. Sulla corsa la nuova entrata del Villarica, Maria Visco non riesce a tenere la palla. Punta l'avversaria Nicole Fabruzzo che prova a metterla in mezzo. Erano arrivate lì Volpe e un'altra compagna, ma non sono riuscite a arrivare sul pallone. Ci arriva sempre con un bello strappo invece Mandara. Millocca non arriva sulla sfera. Si isola e perde la palla qui la numero 29, che fa un movimento che sembrava dire fammi fallo, e così fa Conti. Questa rimessa dalla destra, Avilia, pallone perso dalle ragazze in tenuta blu, si fa vedere Millocca da quella parte, vediamo se riesce a tenerla. Molto bene, riesce ad aspettare, anzi no, l'arrivo delle compagne. Poi però ancora maglie bianche lì con Conti. Conti prova il tiro, attenzione perché c'è Millocca. Più decisa qui Ridlesca, è un po' manifesto di alcuni frangenti della stagione del Grifone in questa azione offensiva, con Millocca e Conti che potevano aspettare un pizzico di più e gestire meglio queste occasioni sulla tre quarti. Battuta la punizione, palla a terra, bene da Rossi. C'è Mandara che dice ci sono, si va invece sulla destra. Con la punta va in avanti la centrocampista di casa. Si parte da una touche. Si fa vedere libera tra le linee. Mandara la mette a terra. Poi come sempre parte, stavolta la perde. Contrasto deciso da parte della numero 10, intanto vento che aumenta ancora se possibile. E intanto servizio sulla sinistra per la squadra ospite, ci sono due maglie azzurre nei pressi dell'area di rigore. Si passa da Avilia. Avilia entra in area, serve la compagna con grinta le ragazze di casa a rispedire fuori dall'area le avversarie. Poi la scivolata. Squadra con grande spirito per mister Gagliardi in questo secondo tempo. Pallone sbagliato qui su
questa occasione di ripartenza. È vero che non c'era nessuno a sinistra, certo che Petrazzi oggi ha corso molto. Petrazzi evita di fare fallo su questa difesa palla, poi però la perde con Volpe che avanza, la scivolata di Mandara che non riesce a trovare la 63, poi un'altra scivolata, pallone ancora in mezzo, il tiro del numero 11 che riesce a segnare, poi ancora lì Girvasi non deve intervenire perché la sfera finisce fuori. Azione pericolosa, la più pericolosa del secondo tempo per il Villaricca, con diversi tiri deviati, però ci sono state due occasioni pericolose nella area del Grifone in pochi minuti e adesso un'altra palla inattiva, due gol da palla inattiva oggi per la squadra di casa. La prende con sicurezza Girvasi che poi fa rimbalzare la palla e studia la situazione, buono rilancio in avanti a cercare la mattonella libera di Rossi, rimbalzo che non la favorisce perché rallenta la sfera, poteva partire Rossi, poi serve male invece la compagna che però riesce a metterla a terra e ancora una volta serve male una compagna, troppe scelte frettolose oggi da parte di Desiree Fornione. Fornione rilancia in avanti da Millocca, la mette a terra bene, torna dietro e va a servire libera che inciampa sul pallone. De Marco a pressare Petrazzi, Petrazzi che non lascia guadagnare la rimessa alle avversarie e difende la palla. Petrazzi lungo linea da Conti, la mette a terra con un buono stop. Mandara, Rossi, stop and go, perde palla, fa fallo, anzi vantaggio per la squadra di casa, la squadra ospite, scusatemi. Si fa vedere sulla sinistra, sulla destra Alessia De Marco. Girvasi rilancia, non salta Rossi, stanca la numero 8. Millocca a pressare, sembra averne ancora invece la numero 11 che sta disputando un buon secondo tempo. Sempre sulla out di sinistra in questo secondo tempo la squadra ospite, con Esposito a smistare, poi un posizione di offside. Venti minuti più recupero al termine del match. 2-2. Recuperato lo svantaggio doppio la squadra di casa. Adesso però l'inerzia della partita sembra in pari con il Villaricca che ha sfiorato due volte il gol del 3-2. D'Onofrio preferisce mandare in fallo laterale, scelta ad ogni modo non rischiosa e condivisibile. Millocca cerca di arrivare su questo pallone, aspetta un po' l'avversaria, poi sale la capitana di casa che trova un fallo, battuta veloce la punizione con Mandara che strappa, poi serve molto bene Conti al momento giusto, ancora Mandara che parte, viene fermata fallosamente, riesce comunque a servire Millocca che non ci ha creduto, era riuscita a giocare due palloni all'ultimo secondo con dei tocchi efficaci Mandara.
Sale sulla destra il Grifone. Millocca. Sono in due lì, non riescono a scippare la palla a questa destra così con Millocca che cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Rossi a non far girare disco. Pallone gestito sulla sinistra. Touche per la squadra di casa. Conti se la mette sul sinistro, Conti poi vai da Millocca, tocco di prima, sono in tre nella stessa zolla con Petrazzi che era ancora lì e adesso la palla finisce fuori, tanto battuta questa rimessa. Conti con una spallata nei riguardi di Volpe, fa nervosa la numero 9. Serve Mandara. Rossi. Mandara e Rossi sempre molto vicine, le due ragazze del 4-2-3-1 di Gagliardi. Adesso Mandara in posizione di mezzala e Rossi dietro, si scambiano parecchio le due. Tra le linee c'è Libera che non riesce ad arrivare sul pallone, poi Petrazzi preferisce fare un fallo tutto sommato giusto e far tornare dietro le sue compagne. Mandara che si mette davanti alla palla per non far battere l'avversario, adesso ci pensa Conti e Mandara torna in posizione. Bene la difesa palla qui delle ragazze ospiti in zona offensiva. In qualche modo riesce ad entrare in area la numero 11 che poi prova ad andare in mezzo, si riparte da rimessa laterale. Ci sono dei crampi, forse Petrazzi. Chiedono un cambio per il momento soltanto Libera, intanto Visco ha qualcosa da dire rispetto a Libera. Qualche istante di riscaldamento per un'entrata d'emergenza in casa Grifone. Non sembra farcela la giocatrice uscita. Credo sia Rossi. Adesso rientra. Dentro l'area Avilia. Cade a terra, c'è corner. Tanto vedete la pista d'atletica ai bordi del campo che verrà rifatta a breve, sulla quale il prossimo anno si allenerà anche Filippo Dotto. Intanto questa corner che finisce alto, per un attimo l'illusione della rete olimpica del gol da calcio d'angolo, per restare in tema pista d'atletica, ma la palla era terminata oltre. Si riparte da
l'ha battuta dal fondo. Esce avvisato, anzi no, sembrava uscire Culini, invece no, era sbagliato il tabellone luminoso. Un cambio anche in casa Villaricca. Tanto brutto questo rilancio. Rossi. Rossi qui con questa percussione in mezzo a tante maglie azzurre. Pallone che rimane tra le braccia di Gervasi. Riesce a mettere a terra questa palla che sembrava persa e la difende. Poi però la perde. Ripartenza a blu adesso ancora una volta sull'out di sinistra. D'Onofrio che certamente è più portato ad attaccare e a volte lascia qualche buco lì dietro. Nel primo tempo era stata la migliore delle sue, però la numero 4. Mandara mette a terra e guarda in alto, guarda in avanti. Poi serve sulla corsa, la compagna, occhio a questa occasione. Letizia Millocca era quasi arrivata sulla palla filtrante di Mandara. Rilancio pericoloso qui con la numero 29 ospiti, che è libera, arriva il tiro che per poco non impensierisce la porta di Gervasi da parte di Alessia De Marco. Adesso esce il numero 8 per la squadra di casa Rossi ed entra la numero 17, ancora gioventù in campo per la squadra di casa con Claudio D'Ambrosio, classe 2005. In panchina ci sono ancora bascherini di Patrizio e Sebastia 2008-2007-2007. Adesso entra Claudia D'Ambrosio che si andrà a posizionare presumibilmente nel centro del campo. Era chiaro che Rossi aveva dato tutto in questa partita. Siamo a 35 sul cronometro, mancano 10 minuti per il recupero con Conti che mette a terra e serve bene al centro della tre quarti, libera, un tiro senza troppe pretese. Cade a terra per un presunto pestone o crampo la portiera di casa, la portiera ospite, ma riesce a mandare in avanti. Riesce comunque a servire la compagna qui, Visca, Visco, sulla out di sinistra. Visco non riesce a tenere il passo dell'avversaria. L'ottimo movimento da parte di Mandara che tiene la palla, poi però ne perde un'altra. Che non va a buon fine per la squadra di Mister Illiano. Rilancia con rapidità Gervasi, sintomo di una volontà di andare sul 3-2 in questo momento, due punti più avanti in classifica il Villaricca, lo ricordiamo, quota 17 virtualmente, Grifone che virtualmente sale a 15. Lì davanti in classifica la Vis Mediterranea ha già vinto ed è tornata a più 6 sul Trastevere.
lancio pericoloso. Ci avesse creduto un secondo prima, Fabruzzo sarebbe stata in porta. Non è entrata Panella con un filtrante che mette davanti alla porta la numero 11. C'è il gol di Maria Visco, 2-3. Troppi spazi lasciati all'avversario in questo secondo tempo. Visco che con la sua tecnica ha punito, non difficile questo appoggio in rete, però è riuscita ad essere precisa. Stavolta poco poteva fare Girvasi. Conti 1-2. Con Libera che conquista un buon fallo sui tre quarti, la reazione c'è. Adesso dovrà tornare ancora una volta sotto il Grifone, che con Conti che spinge a terra l'avversaria, cade Volpe, giallo per Conti che no, forse per un'altra sua compagna. Adesso le ragazze ospiti dicono che si deve battere più dietro con Visco, che ha qualcosa da dire nei confronti di Millocca. L'arbitro continua ad annotare sul suo taccuino. Intanto Millocca si posiziona sulla mattonella giusta. Ci sono 7 minuti più recupero per andarla a pareggiare. Questi sono istanti che certamente andranno recuperati, ma bisogna riavviare il gioco il prima possibile, perché la partita si sta innervosendo e ci aspetta un finale di fuoco. Millocca dice salite. Parte Letizia Millocca in avanti, prova un tiro dai 40 metri, la prende con sicurezza Ridlesca rilancia, non la prende la 77 Panella, la mette a terra molto bene sul lato di destra Fabruzzo, che ha disputato un'ottima partita di atletismo e tecnica. Fabruzzo ancora con le finte, mette in mezzo la sfera, rilancio, la mette a terra Mandara, che ancora una volta resiste all'attacco dell'avversario e cambia fronte. Lo strappo di Mandara, il passaggio che può rivelarsi buono per Millocca, la migliore delle sue per continuità. Mandara nel primo tempo ottima, Donofrio che nel secondo ha lasciato parecchio a desiderare, invece con la numero 7 che serve ancora Conti sulla sinistra. Conti perde un tempo di gioco, poi serve Millocca che qui doveva essere più lesta nel tenere la palla tra i propri piedi. Ottimo lo stop da parte di Visco, che fa vedere perché nonostante un atletismo che a volte lascia desiderare comunque gioca ad alti livelli, e ha segnato il gol che sta decidendo la partita. Panella ad inseguire questo pallone. Esce dal campo Giorgia Petrazzi, visibilmente stanca. Mi sembra sia Claudio D'Ambrosio ad entrare in campo, un attaccante. Millocca adesso va a fare la trequartista. Adesso una specie di 3-2-3-2. Per la squadra di casa che la vuole pareggiare, occhio perché qui Panella davanti alla porta, ancora Panella con l'esterno, il palo di Panella incredibile. Spreca l'occasione per il 4-2.
stavano regalando un altro gol alla formazione ospite, le ragazze di casa, con D'Ambrosio che qui era scivolata. Forse non favorita dal terreno, meglio dal clima ventoso, però certamente grave qui l'errore della numero 17 che aveva spalancato la porta a Panella, che si è fatta prima ipnotizzare dalla portiera di casa, poi ha sparato un gol già fatto sul palo, autrice comunque di un assist decisivo la numero 77 per il gol del 2-3. Adesso deve pensare a tornare in avanti la squadra di mister Gagliardi, che invece perde questa palla, si fa vedere ancora Viscoli davanti, non viene servita, poi puntuale stavolta la neo entrata terzina sinistra di casa. Ancora una volta buono il passaggio da parte di Fabruzzo, si fa vedere Fabruzzo mentre Visco elude l'intervento dell'avversaria, poi se l'allunga in scivolata, manda tra le braccia di Girvasi. Una giocatrice a terra. Conti parla con Millocca. Adesso difesa 5 chiaramente per la squadra di casa e tutte davanti per la squadra ospite, tutte davanti invece per la squadra di casa. Sportività in un momento delicato della partita, da sottolineare questo gesto del Villaricca. Scene che, a dire il vero, si vedono più spesso su un campo di calcio femminile che su un campo di calcio maschile, e questo va ovviamente a merito delle ragazze in campo. Intanto ancora un'occasione per il Grifone con Mandara, che non riesce a tenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco. Donofrio in avanti, ancora una rimessa laterale, Visco, anzi Paletta, neo entrate che ad ogni modo hanno creato problemi alla difesa, mentre davanti sono rimaste in campo Conti e Millocca, che per la squadra di casa, che certamente hanno speso tanto. Intanto un pallone perso in zona centrocampo per la squadra di casa, poi D'Onofrio con tanta decisione, la sfera finisce fuori, c'è rimessa laterale per il Villaricca, superati i 45 di gioco, si entra nei minuti di recupero. Pressing inevitabile da parte delle ragazze di mister Gagliardi, che non riescono comunque a mantenere il possesso della sfera.
pallone smistato sulla destra. Vediamo se arriva al cross della tre quarti. Sì, con Millocca che prova a portarsela avanti con il tacco. Non c'è fallo secondo l'arbitro. La mette a terra Mandara che poi se la allunga. Ragazze del Villaricca che possono ripartire. C'è Volpe che si fa vedere. Visco la serve sulla corsa, gestita male questa palla da Visco, che regala un'altra occasione al Villaricca. Dovrebbero esserci ancora diversi minuti per continuare a sperare, viste le tante interruzioni. Certo è che le occasioni rimaste non sono tante. Millocca serve dietro la compagna, non arriva ad aggiante. Conti, bruttissimo questo pallone a metà. Si scambiano un po' di idee De Cesaris e Conti mentre il cronometro scorre. Rimessa laterale a favore della società di casa. Intanto Panetta muove la palla all'avversario. Sarebbe stato da giallo questo intervento da parte di Panetta. Volpe. Conti forse riesce a difendere la sfera. Sì, lo fa. Rilancia in avanti Ambrosio. Occasione con Millocca. La mette in mezzo con il sinistro e guadagna corner. Siamo a 48 e 42 sul cronometro. Millocca chiama uno schema, alza entrambe le braccia. Pallone messo sulla tre quarti con Mandara che ha la palla tra i piedi. Poi sfera ancora lì, intervento di recupero offensivo efficace da parte delle ragazze di Gagliardi. C'è tutta libera a sinistra Millocca, servita un po' troppo sulla corsa, riesce forse a crossarla. Non riesce a imprimere potenza nel suo cross, c'era tanto spazio a sinistra per andare da lei. Si va invece ai titoli di coda di questa partita. 2-3 Grifone giallo-verde contro Villaricca, che guadagna punti importanti in zona play-out. Dunque termina qui la sfida, una partita certamente emozionante. Sono a terra deluse le ragazze di casa, mentre esultano quelle del Villaricca. Un saluto da Leonardo Musico da Fanner.